un cefalo alle verdure e quindi ci predisponiamo a tagliare le verdure che serviranno in accompagnamento al nostro pezzo di cefalo. Pomodoro, vino bianco come un grande classico della cucina italiana e una cipolla che sarà la base delle verdure che andiamo ad inserire, come vedete tagliata poi in chiffonade. Un taglio abbastanza regolare perché deve apparire insieme alle altre verdure in un modo corretto. La nostra cipolla che la teniamo a parte e poi andiamo a predisporre le verdure di accompagnamento che sono sempre verdure di mercato e uno le sceglie in base a ciò che offre il mercato e a ciò che quindi è reperibile. Un po' di bianco di porro, degli agretti che vado già immediatamente a pulire. Quando si puliscono gli agretti si sfilano completamente. Gli agretti si chiamano agretti perché sono leggermente aciduli e quindi sono piacevoli da mangiare, è la verdura tipica della primavera e elimino quelle proprio grossi grossi e sfilo in modo da togliere la parte centrale in modo da avere solo sicuramente una vegetale tutto a filetti, così come se fosse una julienne. Una foglia di erbette, un sedano e delle piccole coste. Questi sono i vegetali che utilizzeremo nella nostra preparazione. Ci saranno vegetali che tagliamo con la mandolina, ci saranno dei vegetali tagliati a mano. Una fettina di aglio non ne serve di più, non bisogna essere troppo carichi con questo sapore, non a tutti l'aglio piace e quindi tendenzialmente si cerca di favorire la clientela. Bene, detto questo, andiamo a predisporre tutte le verdure tagliate su una gastro. Per prima cosa taglio una filangina piuttosto grossa le erbe, un po' più grande della cipolla, perché quest'erba, come tocca il caldo della nostra padella, cambierà e diventerà molto piccola. La stessa cosa faccio con le coste. Come vedete sono coste molto giovani. Oggi le coste ci sono di tantissimo colore. La bieta costa oggi c'è gialla, rossa, verde, bianca, bianca traslucida, bianca argentea. E quindi fornisce tanti colori alle preparazioni. Il sedano, questo qua è un sedano bianco, quindi non va sfilato. L'unica accortezza che ho è di dividerlo a metà,
in modo da avere degli spessori simili. Il sedano è un prodotto che aggiunge una freschezza importante e quindi ne usiamo un po' di più. Taglio anche questa, una julienne. Il porro lo apriamo a metà, lo apriamo, separiamo il cuore dalle foglie esterne e andiamo a tagliare le foglie in modo regolare. Poggiamo gli agretti, riprendiamo il porro. Questo porro non viene eliminato, ma questo scarto di lavorazione entra nella preparazione dei fondi. Abbiamo la zucchina, della quale utilizzeremo solo la parte diciamo verde, la parte della buccia. Di zucchine ne esistono anche queste di tantissimi colori, di tantissime forme. In assoluto la zucchina di territorio è questa con la buccia chiara. È molto molto bella quella con la buccia scura. Ho già predisposto una mandolina. Controlliamo la qualità del taglio. È grande a sufficiente, quindi procedo. Ottengo solo la parte esterna delle zucchine. La polpa interna della zucchina la stocchiamo per altre cotture. Come vedete, la zucchina è, insieme alla carota, l'elemento più presente. Quindi faccio l'operazione con la carota. Anche per la carota, come per tutte le radici, quando devo farla viaggiare nel piatto, devo avere l'accortezza di non servire la parte centrale, che è la parte più rigida, che è la parte più rigida. E quindi servo solo le parti esterne. Quindi servo solo fino a raggiungere il colore più chiaro, che è la parte del fittone. Ripeto l'operazione anche con le radici bianche, in modo che ho gusti e sapori diversi. Penso che bastino. Bene, fatta questa operazione, vado a raccogliere tutti gli elementi e andiamo a cuocere la nostra preparazione. In una piccola casseruola inserisco dell'olio extravergine di oliva, inserisco la mia cipolla. E comincio a condurre la cottura della cipolla. A lato, in un'altra casseruola, aggiungo dell'olio. Aggiungo ancora della cipolla e facciamo soffriggere. Due cotture diverse, perché una servirà insieme ai vegetali di accompagnamento,
e un'altra invece sarà la base della salsa d'accompagnamento. Quindi avremo utilizzato le cipolle in modo diverso. Utilizziamo la parte più importante per fare la salsa, quindi quella con l'aglio e la maggior quantità di cipolla. L'altra la facciamo biondire leggermente per accompagnare i vegetali. Lasciamo condurre la verdura in cottura in una casseruola bombata, poi trasferisco i vegetali e in progressione vado a cuocere tutti gli altri. Nella cipolla di accompagnamento con la salsa, in realtà la devo far colorare molto, quindi diventare un biondo forte e un po' dorato, in modo che sprigioni altri aromi. Poi questa salsa, ovvio, come tutte le salse, viene filtrata e utilizzata molto pulita. La cipolla d'accompagnamento è quasi arrivata a cottura, è ben appassita, come vedete è molto appassita, la possiamo spostare a lato. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo ridurre. A questo punto possiamo già aggiungere un poco di sale. E progrediamo con la cottura e lasciamo evaporare. Quando è a un terzo del volume, aggiungeremo un poco di passata di pomodoro e a questo punto, che è già un po' ridotto, possiamo iniziare con la cottura dei vegetali. Poco olio, aggiungiamo un poco di acqua al nostro olio e iniziamo dai vegetali più duri, quindi le radici bianche. Le coste, e le carote. Iniziamo a cuocere questi vegetali. La nostra riduzione è pronta e quindi aggiungiamo 2 cucchiai di pomodoro, e anche in questo caso diluiamo con un po' di acqua, in modo da avere una consistenza piuttosto fluida. Lasciamo bollire in modo che si aromatizzi e preparo nel frattempo un filtro per filtrare la preparazione. Deve essere una salsa leggera, abbastanza fluida, quindi piuttosto liquida. Che deve andare a velare leggermente il fondo del piatto, ma che non deve andare a disturbare il colore dei vegetali che sto predisponendo. Possiamo spostare la salsa dietro e iniziamo a prepararci per la cottura del pesce. Lasciamo insaporire bene la salsa.
Per il pesce utilizziamo anche in questo caso un filo d'olio, come sempre. Il grasso che utilizziamo deve essere in minima quantità, non deve essere eccessivo. Aggiungiamo i porri alle nostre verdure e continuiamo con la cottura. Aggiungiamo la cipolla e aggiungerà il suo particolare gusto alla nostra base. Le verdure stanno spigolando, a questo punto aggiungo il sedano. Le zucchine, gli agretti e mi tengo solo le foglie di bieta. L'ebollizione è avvenuta, filtriamo e otteniamo questa salsetta piuttosto liquida che teniamo in disparte, pronta per essere utilizzata. Lasciamo, tra virgolette, appassire un po' i vegetali e iniziamo con la cottura del pesce. Come vedete, l'olio è caldo perché scorre molto velocemente, lo si vede esattamente proprio dalla facilità con cui scivola sulla padella. Andiamo a posizionare il pesce. Lo pressiamo leggermente con le mani in modo da obbligarlo a stare in forma. Lo andiamo a condurre la cottura. La cottura verrà da un solo lato, quindi solo dal lato della pelle, avrà bisogno di un po' di tempo. E avrà bisogno di essere condotta con una temperatura non troppo alta per evitare che bruci senza arrivare a essere cotto in un modo preciso. Vedi, i vegetali adesso sono abbastanza morbidi e a questo punto i vegetali sono rimasti croccanti, aggiungiamo l'ultimo vegetale che è una foglia. Il piatto di servizio deve essere caldo, ma non deve essere ustionante. Posizioniamo i vegetali. Le ogni verde ha un'intensità diversa, quindi si notano esattamente i vegetali che andiamo a disporre nel piatto. Aggiungiamo base di salsa di pomodoro, la facciamo penetrare e valutiamo se dobbiamo aggiungerne ancora poca. Non deve essere eccessiva. Deve velare il fondo e deve apportare quell'umidità insieme ai vegetali che è fondamentale. Il pesce sta arrivando a cottura, quindi poco di sale, avremo una pelle spero ben colorata, un po' di pepe, come vedete la cottura è già quasi in superficie, non dobbiamo arrivare a cuocerlo completamente, la cottura si propagherà, capovolgiamo e andiamo a posarlo sul piatto.
il nostro cefalo è pronto. La pelle è croccante, quindi è possibile anche consumarla.